che la vedete, grazie, siamo tornati con un nuovo video e oggi sarà un altro video per farvi i cazzi nostri. Perché questo video è il suo, ce ne sarà due, quindi. Perché ieri sono stato ispirato da film che ho visto e anche un programma su Discovery Channel. Sì. Sono stato ispirato e era un programma che parlava di viaggi nel tempo. E quindi abbiamo pensato, se avessimo potuto cambiare qualcosa della nostra vita, oppure no, se avessimo potuto cambiare, se non fosse andata così, ma fosse andata diversamente da come è andata, cosa sarebbe cambiato oggi? Cosa sarebbe successo? Per tutto questo non c'è risposta. Per tutto il resto c'è Mastercard. Sì, pare molto un Morgan Freeman Science Show, sì. Veramente. Mo se mettiamo così, belli col microfono, no? Praticamente, dato che più o meno ognuno conosce la vita dell'altro, dato che io sono curioso di sapere cosa sarebbe successo se non fosse successo quello. È incredibile come si è azzeccato tutti i veri. Vero? Mamma mia, fantastico. E niente, io chiederò a lui e lui chiederà a me. Ok. Quindi, comincia a te e fammi una domanda. E datti una risposta. Dai, lascio tutto da solo. Cosa sarebbe successo se al provino alla Roma, che tu hai fatto 10 anni fa, a 11 anni più o meno, stavo in quinta elementare. Cioè, 11-12 anni quindi. Vabbè. Ti avessero preso? Bella domanda, Matteo. Sai, non è facile rispondere. Me la sento come tipo pomeriggio 5 qua. Sarebbero cambiate veramente tutta la mia vita, probabilmente. Probabilmente in questo momento tu non c'eri qua. No. In questi, infatti, puff, devi svanire piano piano. No, perché praticamente io andavo in quinta elementare e dato che abito la parte opposta dove si arriva a Roma, probabilmente mi avessero preso, ci saremmo trasferiti lì più vicino a Trigoria. O non lo so, comunque sia, non avrei frequentato la scuola che ho frequentato poi. Quindi non sarei andato alla stessa scuola tua, quindi non mi sarei mai conosciuto con te. E praticamente avrei avuto un'altra vita. Adesso probabilmente non starei più facendo lo youtuber. Non saprei, non so neanche se magari adesso sarei stato in Serie A. Perché comunque c'è gente che conosco che ha fatto il provino insieme a me, che ora cioè che l'altro anno è esordito in Serie A, adesso sta in prestito altre squadre. Non faccio nomi, comunque sono dei miei amici. E niente, che praticamente non so come sarebbe andata, appunto. Però magari è probabile che adesso sarei un calciatore a tutti gli effetti. Non stavo facendo questo video, però che ne so, magari nella società in cui stavo faceva il Roma Life, tipo la Serie A, e quindi comunque sia adesso qualcuno sapeva, anche se è strano, sapete, è strano veramente. Quindi questa è la cosa più importante, non avrei mai conosciuto lui, non avrei mai conosciuto per il 90% degli amici che ho adesso, non avrei mai fatto YouTube probabilmente, anche se mai dire mai, magari cominciavo comunque a fare YouTube, non si può sapere. Calciatore YouTuber. Ci può stare. E quindi questo, se non ti avessero mai bocciato quando stavamo a scuola insieme, in classe insieme, cosa sarebbe cambiato da lì ad oggi? Avrei risparmiato 10.000 euro di scuola privata, sicuramente. Mi sarei divertito molto di più perché i viaggi che si sono fatti, che vi siete fatti voi tra l'altro, no, io non li ho potuti fare perché avevo cambiato scuola. E avrei conosciuto meno gente, ma la cosa sinceramente non è che mi dispiace molto. Cioè, nel senso, se non avessi conosciuto quella già parte una o due persone, me ne sarebbe fregata al cazzo altamente, perché stavo bene in classe con loro, quindi probabilmente YouTube l'avremmo fatto comunque, quindi sciallo, sarebbe andata molto meglio. Tutto qua, quindi? Sì. Bello, mazzo. Vai, un'altra domanda, vai. Secondo te, se tu non avessi lasciato per la prima volta il tuo canale, quello che c'hai da solo, la sto mettendo in un modo molto, cioè nel proprio non so impostare la domanda. Comunque, se tu non avessi pisciato YouTube, te lo dico molto tranquillo, nel lontano 2009, la prima volta, adesso staresti tipo a livello, che ne so, di Gabbo, altri, comunque, cioè ci avresti grandi numeri, o pensi che probabilmente avessi pisciato comunque dopo? Cioè, non lo so. Allora, visto che ho pisciato, avrei comunque pisciato. No, vabbè, che ne so, magari. Se non avessi pisciato, avessi continuato con costanza come sto facendo adesso con questo canale, cosa avrei fatto? Beh, io lo facevo un fenomeno. Intanto molti non lo sanno, ma io nel 2009 avevo un canale mio, sì, da solo, sapere. E ho lasciato non per altro, ma perché avevo 14 anni. E in quel momento pensavo a giocare a Madden. Sinceramente non me ne fregava niente di YouTube. Abbiamo fatto anche qualche video insieme, sì. La maggior parte dei video. Sì. E quindi praticamente avevo questo canale, ma poi l'ho lasciato perché a 14 anni non c'hai la cosa, la voglia di mettere a fare video tutti i giorni, o la costanza che ci puoi avere. Comunque non hai neanche la maturità per farlo. Esattamente. Quindi l'ho lasciato. In quegli anni cominciavano youtuber come Dread, Gabbo. E il suo PVR l'ha venduto a Frax. Quindi... Sì, quindi Frax, diciamo che ha cominciato grazie a me. Se non avessi venduto il PVR a Frax. Esattamente. Vabbè, comunque io ho venduto il primo PVR a Frax perché mi ero rotto del mio, cioè nel senso non volevo fare due soldi e tanto non facevo più video. Quindi se avessi continuato, probabilmente sì. Adesso.
Adesso starei, adesso è probabile che starei ai livelli degli altri, probabile, anche se non è detto, perché comunque molti che hanno cominciato in quel periodo adesso sono spariti. Penso a tanta gente tipo Strategy, Call of Duty, Jack di Peak, tanta gente. La vagante. Cioè non è che sono spariti, comunque adesso si conoscono, ma non sono più quelli che erano una volta. Quindi non lo so, probabilmente sì, se avessi conosciuto Dread prima, Gabbo, tutti quanti, magari adesso stavo pure dentro me la cosa, cazzo ne so, cioè è possibile. Tutto possibile. Che adesso magari ero famigliei, non si può sapere. No, comunque non, nessuno lo può sapere, però sicuramente avrei fatto qualcosa, sono sicuro, non sarei rimasto a 100 iscritti, ecco. E 60. Quindi la cosa importante è che non avrei mai pagato i Grandmas, però. E quindi te non ci saresti stato. Però ci avrei avuto un canale personale. Non ci avrebbe stato. Ah, no, sicuramente ci avrei avuto il canale personale. Non ci sarebbero stati i Grandmas, non ci sarebbe questo video ad oggi. Pensa come cambiano le cose nel tempo. Proprio in minima cosa che cambia. Pensa se c'è un universo parallelo. Ora io e te stiamo facendo un video, però con due canali singoli. Stiamo facendo una collaborazione. Stiamo facendo una collaborazione. Forse ci sarebbe stato un canale, che ne so, chiamato Grananas. Sarebbe troppo. Perché magari indossavi la maglietta che ci ha dato il nome. Capito? Tipo, questa va molto meglio in Black 3, eh. Molto trip. E adesso passiamo alla mia ultima domanda per te. È la classica che tutti vorrebbero sapere. Cosa avresti fatto se non fossi stato uno youtuber? Ora come ora penso che starei lavorando. Cioè, difficile trovare un lavoro, ma ci sarei impegnato un po' di più a cercarlo sicuramente. Anche perché, diciamo che ho lavorato pure mentre stavamo facendo YouTube e la cosa, sì, mi ha portato qualche soldo. Che poi sono spariti i soldi, cioè proprio non lo so dove li ho spesi, cioè mani bucate. Però comunque ho trascurato molto il canale e la cosa non mi andava bene, quindi ho pisciato il lavoro per continuare YouTube. Però sì, starei lavorando probabilmente. Starei frequentando l'università, credo. La vorrei fare comunque, ma non ho tempo materiale. Cioè, non difficile stare presso a studio e YouTube. Quindi, tanto non c'è mai un'età per studiare. Quindi la potrò fare benissimo quando magari questa cosa di YouTube finirà. Spero che non finirà mai. Beh, ma c'è uno che sarà finirà sicuramente. Anni, sai. Appunto, magari posso essere il prossimo ottantenne laureato. E boh, non lo so. E niente, giusto questo però. Sono felice di comandata. Ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Arriviamo a 10.000 like. Se vi è piaciuto questo format e volete vedere magari altri video con altre domande, fatecele voi. Ecco, e possiamo anche fare un video del tipo: come sarebbe stato il mondo se non fosse mai stata inventata la televisione? Riflettiamo su queste cose, capito? Una videocamera. Ditecelo se vi piace che parliamo di queste cose. Se vorreste vedere video simili. Yeah. E niente, condividete, lasciate mi piace, preferiti. Social sotto c'è Instagram. Ask, niente, ragazzi. Non ci sarà mai, però vabbè. Ciao. E ciao. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.